solo panchina per Mario Orta nel miglianico esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto a Blaie nel delfino flacco porto Lirim Curri, terminale della manovra offensiva Ligotsky Saltarin e Tine Mori ad agire sulla tre quarti Queste le scelte di Guglielmo Bonati Jacek Likowski. prende le misure sul calcio piazzato in apertura la testa di Curri che non centra lo specchio della porta eh, più delfino che miglianico nel primo tempo magari sostanzialmente equilibrata Morelli su punizione ad alleggerire Salvatore Falso, che abbranca immagini e montaggio di Maria Carannante nella ripresa il tentativo di Silvestri dalla lunga distanza, quindi l'episodio che decide l'incontro, palla dentro, Sec Modu Ablaie il rimpallo sul braccio il calcio di rigore assegnato tra le proteste miglianichesi, non ha dubbi Paul H. Iekumere si presenta dagli 11 metri Jacek Likoski, 1-0 Delfino ottavo centro stagionale per lui beffato, Kevin Ferrara passano i Pescaresi, è rabbiosa, la reazione dei giallo la rovesciata di Monel di Muzio, respinta da falso, quindi Polisena sulla traversa, che occasione per la squadra di Tacchi, prova a riscattarsi, a il senegalese conclude fuori, entra anche Orta che incorna fuori il delfino, batte il Miglianico, prova di autorità dei Biancazzurri al fratelli Ciavatta, vince 1-0. E allora, mister Bonati, è arrivata una vittoria, soprattutto vi siete tornati a sbloccare perché il gol mancava da diverse partite e poi ti chiedo anche come hai visto l'episodio del calcio di rigore. Guarda, ehm, l'analisi è difficile da fare perché sicuramente l'episodio del rigore ha, ha smosso una partita che era ferma sullo 0-0, era molto equilibrata ed era molto importante perché tutte e due le squadre si giocavano tanto. Io credo che nel primo tempo eh, meritavamo di andare in vantaggio e forse la vittoria sarebbe stata più legittima. Ovviamente nel secondo tempo, l'episodio del rigore ha spostato gli equilibri e li ha spostati anche in negativo da parte nostra perché dopo il rigore, ovviamente, abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo disattento e remissivo perché anche noi siamo rimasti condizionati dal rigore e loro hanno preso anche una traversa e a quel punto il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto credo che il pareggio eh, fosse più giusto credo che noi non abbiamo rubato niente vincendo la partita perché il primo tempo è stato ottimo gli episodi spostano la traiettoria di una partita in positivo e in negativo il rigore penso che l'abbiano visto tutti e più che altro l'ha visto l'arbitro lo ha segnato cosa un po' discutibile però ha visto così e poi quello condiziona tutta la partita poi noi abbiamo avuto l'occasione di pareggiarla subito abbiamo colpito la traversa non ci è andata bene e niente è finita come è finita però Ripeto, eh, l'episodio centrale del calcio di rigore fischiato.